Salve, eccoci ad un altro appuntamento. Oggi ho raccolto le bacche di corniolo, una a una. Questa è una bella cassetta piena. Sono dei frutti particolari che maturano in montagna nei primi di agosto. Frutto rosso, bacca rossa, quindi ricchissima di vitamina C. Con questa ne verrà fuori una bellissima, coloratissima e preziosissima confettura di corniolo. Occorre molto tempo per prepararla, ma come avete visto, con la pazienza si ottiene tutto. Bene, occorre metterci anche un pochino di acqua, perché la bacca è molto, come si può dire, c'è pochissima acqua dentro il frutto e quindi bisogna metterci un pochino d'acqua, vedete, per poterlo arrumare dopo, perché altrimenti quando cuoce non si riesce a arrumarlo e l'acqua ci vuole per sciogliere il frutto mentre bolle. Ci levo anche dei peduncolini che ogni tanto ci sono, dopo da poco. Vai, ci siamo. Ecco. Come vedete l'acqua serve, che piano piano si scioglie tutto. Questa bacca veniva mangiata dall'uomo preistorico, dal Sapiens, dal Neanderthal e probabilmente da coloro che erano i loro avi. Ci sono bacche selvatiche oltre a questa, non è l'unica, però questa matura in questo periodo qua, il mese d'agosto. Ora piano piano si gira per poterla sciogliere il tutto. Passaggio alla volta. Guardate bene come faccio e poi fatelo anche voi se avete pazienza e voglia. Eccoci qua. Vedete che bellissimo colore rosso? Questo frutto qui dà il nome alla pietra preziosa, la corniola. Ora viene il passaggio più bello di tutti. Vedrete com'è, perché non è mica tutta polpa, questo frutto selvatico qui. Bisogna toglierli, bisogna togliere i semi. I semi sono dentro, vedete? Guardate, sono tutti dentro e vanno puliti. Puliti come? Con le mani, semplicemente. Quanti ce n'è qua di frutti, di bacche? Tantissime. E allora bisogna mettersi lì con santa pazienza e togliere tutto i semi. E sono grossi i semi, guardate. E poi ci rimane attaccata anche un po' di polpa. Sì, ma forse domani avrò finito, chi lo sa. Vedete? E questa è la tecnica. Un po' di polpa casca dentro la prima pentola. Se uno si mette a contare questi semi qui, è come contare le pecore, prende sonno. E qua c'è tutto il contenitore pieno di noccioli. Andate. Sono grandi come le olive. Infatti con questi qui, con questi frutti qui, ci fanno anche una specie di corniole in salamoia. Ma io non le faccio, perché è meglio le olive in salamoia. Il corniolo invece è più adatto per questo tipo di lavorazione. Come i noccioli sono, rimane tanta polpa insieme, è un casino toglierli. Comunque sono già a buon punto, Fra un'oretta dovrei aver finito, almeno. Adesso è la fase dello zucchero. Quanto ce ne va messo?
è una cosa molto personale, perché ogni frutto ha il suo contenuto di zucchero e quindi non posso dire di più di meno, ognuno va in base a come gli piace. Certo, lo zucchero ci vuole, un po' ci vuole sempre, ci va messo, io lo faccio così, a freddo, poco alla volta, e poi lo assaggio quando non voglio che sia più dolce, smetto. Comunque qui ce ne vuole un bel pacchetto, tanto ci metto questo e poi si vede. Adesso è la volta della pectina. Ho tolto un po' di contenuto qui perché era troppo pieno. Pectina è pectina di agrumi e mele. È quella di qualità, Quindi quello bisogna stare dietro un po' alle dosi riportate sul prodotto. Io qui ci metto due bustine perché ci vogliono. E nel frattempo accendo il gas. Finalmente. Lo giro un po' per scioglierlo. Un'avvertenza. Questo frutto qui va raccolto quando è bello maturo. Altrimenti è troppo ricco di tannino e non lo puoi mangiare. Sembra maturo, cioè rosso, ma appena lo assaggi allappa, cioè lega, quindi non lo puoi neanche mangiare. Bisogna raccoglierli quando sono belli maturi. E quando sono belli maturi? Quando appena tocchi il frutto, quello si stacca dalla pianta. Ecco, è il momento giusto per raccoglierli, quindi sono più rossi del solito, un rosso intenso, e allora lì li puoi anche mangiare, sono buonissimi, gustosi, perché hanno perso tutto il loro tannino, il gusto forte, e rimane un sapore leggermente asprigno, ma di una bontà sublime. Vedete com'è cresciuto, che fa un po' di schiuma, ora bolle, si fa bollire per 3 minutini scarsi. E nel frattempo ho preparato i barattoli e i tappi, li ho messi in forno e messi a temperatura di 100 gradi per sterilizzarli. Si fa bollire per 3 minuti e poi dopo si invasetta, ma senza rovesciarli, che non occorre. Poi andranno da loro, che hanno il tappo apposta, vanno in depressione, il tappo va, fanno click e così è pronto dopo. Eccoci. Ci siamo, Ora andiamo a prendere i vasetti.
anche se sono belli caldi, ma ci si fa a chiuderlo. E uno. Abbiamo quasi finito, manca un paio di barattoli. Questa confettura è in grado di dare forza e potenza come il legno del suo albero, il cornus mass, utilizzato dall'uomo preistorico per costruirci gli archi forti e potenti. Peccato che non potete sentire il profumo che arriva. Molto buono. Bruciano. Gli altri barattoli sono andati tutti in sottovuoto. Vediamo un po' di concludere in bellezza. Ha un colore veramente incredibile. Come il colore è anche il gusto incredibile. Ecco. Prendo solo un barattolo. E poi prendo la tazza per mettercelo quello che avanza, e questo è l'ultimo barattolino. Quindi quello che vedete, il numero, contate i barattolini, dice sì, è in tanti, ma è il tempo che ci ho impiegato, è tanto, ma per ottenere, per avere le cose buone, genuine, ci vuole il suo tempo. È inutile dire, è un ammattimento, è come per mangiare. Se vuoi mangiare bene, ci vuole il suo tempo per prepararlo. Ok, qui ce n'è un po', poi dopo pulisco là, e ora viene il bello. Perché tutto ciò che rimane, compresa anche la pentola, me la lecco tutta. Dimenticavo una cosa. Se ancora non l'avete visto bene il suo colore, bellissimo colore rosso, eccolo qua. E poi, come detto all'inizio di questo percorso, che va mangiato, io ve lo consiglio con il gorgonzola, o piccante o quello erborinato, che è uno di quelli più buoni di tutti, e poi di mangiarlo magari il giorno di martedì, il giorno dedicato a Marte, il dio della guerra, il pianeta rosso, rosso come questa confettura sublime. E buon appetito, con Mangia con noi, nuovamente, ve lo dico, perché questo è un giorno speciale, perché questa confettura, se la farete, la rifarete. Ciao!